Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Rising Lords, un gioco che è in uscita su Steam il 27 di maggio. Non ho ancora un prezzo perché appunto adesso lo sto registrando, non c'è ancora, diciamo, una cifra sulla pagina Steam del gioco. Il gioco si presta con un bel tutorial di circa 5 minuti su YouTube, cliccando qua vi aprirà direttamente il sito. Avete la modalità multiplayer in cui potete hostare uno scenario, una battaglia personalizzata e molto altro. Adesso cerchiamo di uscire e di tornare indietro. Perfetto. Ora, volevo tornare e farvi vedere multiplayer. Vedete anche, possiamo anche joinare la partita di qualcun altro. Caricare, vedete qua, LAN, WAN, quindi sia in rete locale che online. E caricare, diciamo, una partita che avete e hostarla. In questo caso andiamo al multiplayer, al single player, scusate. Lo chiamiamo Indie e abbiamo una battaglia veloce, una battaglia personalizzata o uno scenario. Proviamo uno scenario dove abbiamo noi con altre due fazioni. Possiamo scegliere il numero di risorse, il numero di armi, la prosperità, il timer di battaglia, se impostarlo o meno, la morte permanente e il tipo di vittoria, che in questo caso è conquista. Iniziamo la partita. È un gioco che mixa diversi generi, dal gioco a turni, un po' alla Civilization, al gioco di carte, al gioco da tavolo, insomma, da quello che ho notato prende da più generi. La Civilization prende anche il fatto di dover gestire più persone, i lavoratori, dover mandarli a lavorare, insomma, e tutte le varie cose. Il gioco non ha un gran tutorial al momento, abbiamo la nostra popolazione qui, con tutti i dati relativi, quindi la crescita, le morti, la migrazione. Qua in alto abbiamo l'oro, abbiamo il legno, la pietra, il ferro, la lana. Le armi, intese come lance, spade, armi a distanza, le armature leggere, le armature pesanti e i cavalli. Potete andare a zoomare, vedete la mappa come è fatta, è molto, molto particolare. Al momento ci troviamo in inverno. Abbiamo qua, i cittadini che sono attualmente pigri, lesi. Peasants, praticamente possiamo prendere con il tasto destro, sinistro, scusate, e mandarli a lavorare nelle varie zone. Abbiamo questo che è una wasteland da poter pulire. Qua abbiamo la capanna dei taglialegna e vedete che appena clicchiamo andiamo a piazzare. Io premetto, non ho ancora appreso questo gioco, lo sto provando adesso la prima volta con voi perché ovviamente questo gioco mi ha attirato, ma ho voluto, dato che non è ancora uscito, lo voglio fare proprio così al volo per tirarne le prime conclusioni, soprattutto perché voglio essere onesto e vi dirò anche che è un gioco parecchio complesso da quello che ho visto e non so se avrei mai il tempo di buttarmici, ma soprattutto per il fatto che ho tanti altri giochi da fare, insomma. Io adesso vedete, sto posizionando la popolazione in varie zone. Questo è scusate, il fabbro dovrebbe essere. Sì, lo smithy, lo piazzo lì col tasto destro. Questo che cos'è? È i cittadini, quindi qui li mettiamo a vivere, no? Vabbè, qua non possiamo, non è un luogo di lavoro, qui lo mettiamo a pulire, vedete che lì stanno lavorando e qua invece possiamo andare a scegliere il tipo di allevamento, se allevare per le mucche, insomma, i cavalli, le pecore, insomma, per fare la lana o il grano per creare una fonte di cibo. Cliccando invece con il tasto destro in un punto della mappa adiacente alla strada, perché deve essere per forza adiacente alla strada, possiamo andare a costruire altre cose. Ad esempio lo smith, la chiesa, il castello. Il castello è l'unico edificio che non ha necessità di essere costruito vicino alla strada. E abbiamo il castello di legno, il muro di pietra. Ricorda forse anche qualcosa a livello di gioco da tavolo, non so, non ci ho mai giocato a Catan, però dovrebbe essere una cosa simile. L'albergo, l'hotel, insomma, la taverna,
E qua abbiamo le case. Ogni casa contiene una quantità maggiore di popolazione massima da poter ospitare. Quello che dobbiamo tenere in considerazione, ho notato, è che quando noi abbiamo una popolazione che raggiunge il limite, alla popolazione non gliene frega niente che abbiamo raggiunto il limite. Se la popolazione ha figli, ci sono immigrati che arrivano dall'esterno perché magari la nostra città, la nostra civiltà è prospera, andiamo oltre. Quindi inizieranno malcontenti, accattonaggi, e gli accattonaggi sono degli omini praticamente che si mettono lì e vanno a recuperare soldi, fare delle, chiedere l'elemosina senza lavorare, insomma, quello è il senso. Qua abbiamo un mercante che ci permette di vendere o comprare. Qua abbiamo la possibilità di assumere un mercenario, ok, perché poi possiamo creare l'esercito con questo tasto qua, se non mi ricordo male, e l'esercito lo utilizziamo, lo prendiamo prendendo la popolazione, abbiamo due persone. E ci costerà sicuramente oro, ci costerà sicuramente armi e ci costerà anche felicità, perché la felicità, vedete, adesso abbiamo una popolazione di 1500 su un massimale di 2250, se non sbaglio. Abbiamo la salute, abbiamo la felicità. La felicità dobbiamo fare attenzione a non farla scendere sotto i 20, perché altrimenti saremo soggetti a rivolte. Qua abbiamo il garrison, cioè le truppe che vanno a difendere la nostra zona. Abbiamo il grano, è molto alta. Abbiamo pecore, abbiamo mucche e non abbiamo cavalli al momento. E dobbiamo però dare da mangiare. E vedete che adesso cliccando qua, oddio, andiamo a dargli da mangiare alle pecore. Ma in realtà adesso io non mi ricordo se qua sotto stiamo facendo, che cacchio stiamo facendo qua, mucche. Quindi, dobbiamo dargli da mangiare a tutte. Allora, sarebbe da capire. Allora, praticamente qua abbiamo e le tasse, vedete che poi va ad aumentare, però in questo caso diminuisce anche o aumenta la felicità, e le razioni che diamo, che in questo caso vanno a influenzare anche quanto viene consumato. Niente, io spero che questo tasto non significhi che li mangiamo, ma che gli diamo da mangiare. Qua abbiamo la diplomazia, che al momento non abbiamo, perché in questa versione non è disponibile. E qua abbiamo invece la possibilità di creare una carovana, quindi prende un pochino anche da Bannerlord, da Mountain Blade. E qua andiamo a passare il turno. Hai bisogno di un cittadino per il tuo ok, che non so dove sia, però adesso, ah, è qua, infatti è per le pecore, ci è stato detto quello, quindi andiamo a, io però vorrei provare a fare una cosa. Io prendo qua. Vorrei costruire. Possiamo fare un bel campo, no? Non capisco come si fa. Niente, passiamo avanti. Tanto passiamo il turno. E vediamo se magari passiamo alla round 2. Hai perso un lavoratore in Leon. La forza lavoro della regione dipende dalla crescita della popolazione. 250 di popolazione, un lavoratore. Ah, interessante. Interessante. Interessante, abbiamo perso un lavoratore. Beh, intanto però siamo arrivati in primavera, abbiamo perso un lavoratore che probabilmente non so dov'era, ma vabbè. Vediamo adesso se qua possiamo fare qualcos'altro, ma la chiesa, ma non ci interessa. Abbiamo avuto un aumento della lana, abbiamo avuto un aumento di tutto. In realtà volevo fare del cibo. Smith in Town Guard, Woodwall, no, non si può fare. Facciamo una taverna. La taverna sarà costruita, mio signore. Va bene, andiamo avanti. Allora, vediamo. Adesso qua non abbiamo nulla da fare. Qua vedete intanto anche cliccando con la mappa gli altri regni, Foix e Perigord. Noi abbiamo invece Lyon, che è la nostra città. Passiamo, dobbiamo passare in estate. Vediamo anche il cambiamento della mappa.
Ovviamente questo non è un video, come ho già detto più volte, per insegnarvi a giocare, ma per mostrarvi un gioco com'è, spiegato con la dovuta tranquillità, per quel poco che io vado a capire. Quindi diciamo, fatevi un pochino un'idea. Lord Eren conquistato, ok. La cosa interessante è che poi potremo andare anche a scegliere delle carte da poter usare in battaglia, perché appunto c'è anche la meccanica da giochi di carte che al momento non vediamo, perché cliccando qua andiamo a selezionare, vedete, una persona, due persone, possiamo andare a, scusate, vedete, eccolo qua, e a spendere dell'esperienza per dargli delle, un mazzo di carte insomma da poter usare in battaglia. Take aim, prendi la mira, swap le unità, vediamo, prendiamo questa, facciamo un prendiamo un mazzo casuale, random deck, ok, abbiamo preso delle carte, prendi l'iniziativa, scudi su, carica, take aim, ok, finito, save card to deck. Ok, non so dirvi se arriverà all'italiano, quello voglio essere onesto. La truppa si chiamerà Elite e la faremo di vedete che scendono anche il numero dei popolani. I cittadini che possiamo mettere in giro sono ogni, ho detto 250, mentre qua invece andiamo a diminuire. Facciamo il massimo, quant'è il massimo? 50 50 50, ok. E andiamo anche ad utilizzare le armi che abbiamo messo da parte. Stiamo producendo, abbiamo prodotto degli archi, però vabbè, direi che confermiamo. Ok, abbiamo il nostro esercitozzo che possiamo andare a muovere, che non ho idea dove, però vorrei portarlo qua sul ponte. E, ah, puoi piazzare solo sui waypoint. E dove sono i waypoint? Qui? Ok, li spostiamo lì. Molto bello il fatto che ci sia la mappa così. Mi pareva ci fosse anche modo di vederla in un altro modo, la mappa. Region overview. Ah, ok, qua ci dà la mappa, ok. Passiamo il turno, andiamo in autunno. E vediamo adesso se il nostro esercito si va a muovere oppure no. No, si è mosso. Si è mosso e vediamo come funziona anche quella meccanica lì. Per vedere, perché è un gioco comunque che esce... deve ancora uscire, adesso che lo sto facendo sarà da vedere un attimino che cosa ne salterà fuori. Allora, il mio esercito lo posso mettere qui, ok, lo spostiamo là, vedete che intanto è diventato tutto molto autunnale, molto carino. In realtà sì, qua stanno costruendo, ci mette un po', ma probabilmente perché non ho cittadini, quindi non posso nemmeno mollare loro, se no mi muoiono le pecore. Magari smettiamo un attimino con la produzione di legno che ne ho e mollo il cittadino qui, poi lo sposto qua in costruzione, ok, così almeno andiamo avanti. Vediamo, perché a sto punto, se è 0 di 6, immagino 6 turni per poterlo far crescere, quindi vediamo. Allora, questo qua è un gioco che secondo me, allora, forse vi dico in italiano, ma non che lo stia trovando difficilissimo, però forse in italiano mi ci sarei già buttato. Un po' come un altro gioco che adesso non ricordo il nome, che era molto carino, anche multiplayer, ma purtroppo è sempre in inglese, lì però c'era molto da leggere, molto di più di qua. Allora, battaglia per Forex, Forex, che è il villaggetto. Loro dicono che sono pochi e qua sono 100. 95 le nostre truppe. Possiamo lasciare la battaglia alla IA, ma invece ne andiamo in battaglia noi personalmente e vediamo che cosa succede. Allora, vediamo anche questa meccanica da battaglia. Siamo, come vedete in alto a destra, allo scenario alfa 0.3.8, quindi il gioco avrà modifiche, non è minimamente questa la versione finale, dovrebbe uscire anche in early access se non sbaglio, quindi da fare ce ne sarà. Allora, attenzione, molto interessante sta cosa, perché possiamo piazzare, allora, gli arcieri li mettiamo dietro, davanti mettiamo i lancieri e qua a lato gli spadaccini. Ah no, eccoli lì, li stanno piazzando anche loro. E questo chi è? E qui non c'è nessuno perché i cavalli non ne abbiamo. Assegno il generale, ah ok, l'unità di generali la metto qua
con le spade. Perfetto. Ok, allora vediamo un attimo. Questo è il nostro mazzo, ma è quello che abbiamo, quindi non è che possiamo andare a cambiare. Lo accetto. Molto interessante, perché hanno giocato la carta degli aceri. E ora vedete in alto la tabella dei turni. Allora, iniziamo noi. Quindi noi attacchiamo. Attacchiamo loro. Posso giocarmi una carta? Prendi mira. Il prossimo attacco farà più 75% di danno. La giochiamo su di loro. Ok. Allora, vediamo adesso. Attaccano loro. Attaccano in due. Aspettiamo. Ok. E là! Che manesco! Però diciamo che facciamo un po' più di danno. I lancieri contro i lancieri. Non so se sia una grande idea. Però possiamo pensare di dargli una mazzolata di qua. Ok. Loro controbattono e usano anche scudi su meno 10% di danno dal prossimo danno da distanza. Allora, i nostri spadaccini attaccano questi col bastone, dovrebbero fargli parecchio male, infatti così è stato. Ora loro hanno il bonus della carta che io ho giocato prima, quindi lo faranno 4-7 danni. 4-7 danni, e li faranno sicuramente 7. Facciamo 4-7, fanno 75% in più di danni. Niente, avevano gli scudi, vabbè, niente, attacchiamo di nuovo, vediamo. 3, glieli abbiamo levati, vabbè. Non ci fanno assolutamente niente. Vabbè. Allora, adesso attaccano loro, non restano tanti loro, ma adesso dovrei iniziare a giocare anch'io delle carte. Loro giocano prendi mira, quindi stessa cosa che abbiamo fatto noi prima. Però io direi che sarebbe anche il caso di andare a dargli un parere a sti qua, perché tra un po' ci faranno il paiolo. Posso swappare. Swappiamo le unità. Sì. Swappo. Vediamo se me lo fa fare subito. Tac. Questa. Ah no, mi fa fare questa. No, devo giocarlo al turno degli spadaccini, sì. Vabbè, niente. Swamp. La palude, ok. Andiamo a dargli il parere anche a loro. Ok. E là, che batosta che gli abbiamo dato. Ok, le truppe stanno... fuggendo dalla battaglia. Questo succede quando il morale delle unità raggiunge lo zero. Ok, diciamo che abbiamo vinto. Non stravinto, però... abbiamo India vinto contro le persone, il popolo. Va bene. Molto onorevole, devo dire. Vediamo adesso che cosa succede. Abbiamo preso questo villaggetto e vediamo se possiamo svoltare. Mi sembra anche molto... non è eccessivamente complicato. Cioè, almeno anche il tutorial che ho visto è stato molto semplice. Ora che tu hai conquistato la tua prima regione, puoi vedere l'overview, diciamo, cliccando sulla piccola icona sulla minimappa. Sì, understood. Che sarebbe qua. Vabbè. Sì, che è lì, ok. Quindi praticamente questa è una città nostra. Vediamo un attimo. Ma, allora... Momento. Allora, noi abbiamo preso sta città qui. No. Ma dove cavolo siamo finiti noi? Ah, no, eccolo qua. Sì, infatti mi sono distratto un attimo, perché ho qualche problema di orientamento, di la verità. Allora, sì, infatti. Allora, vediamo un attimo. Perché noi arriviamo da qui e abbiamo la nostra città. Ok, è un po' incasinato. Ok, ci siamo spostati qua.
Ah, ok, no, si vede qua dal blu, perfetto. Ci siamo spostati qua e la città è giustamente in fiamme, però abbiamo acquisito un altro paese, insomma, dove possiamo andare a prendere gli abitanti. Molto bene. Beh, io direi che gli abitanti qua che ce ne sono, questi stanno coltivando molto bene, direi. C'è anche una miniera, l'acquare, quindi io prendo questi, gli butto un lavoratore lì. Ne butto anche, no, va bene, dai, mettiamo, lasciamo lì. Ok. E l'esercito. Ok, questo invece è il centro della città, quindi adesso a breve rimetteremo a posto e risaliremo. Adesso torniamo indietro a vedere se qua sì, 1 di 6, quindi adesso passiamo, torniamo nuovamente in primavera e dovremmo essere a 2 di 6, quindi 2 di 6. Molto bene, ci mette un po' nel caricamento, probabilmente deve calcolare bene le mosse di tutti gli avversari e caricare la nuova mappa, non lo so. Comunque 2 di 6, stiamo costruendo la nostra cosa qui. Beh, la trovo carinissima questa grafica comunque. Qua sta ancora bruciando, devo capire perché, ma possiamo... Ok, una chiesa. No, non ho capito ancora i campi come si possono fare, ma qua c'è un campo anche qui. Ah, ok, possiamo prenderli, quindi io posso prendere uno di questi, prendere uno, piazzarlo lì e a lui dire di scusami, fai i cavalli, ma i cavalli non li abbiamo. No, vediamo se adesso comincia, magari li prende, non lo so. Passiamo nuovamente, attenzione. Le tue persone in forza non sono contente con la tua leadership. Vabbè, se la faranno andare bene. 1146. Eh sì, cambia. Praticamente, vedete qua sotto, cambia il nome in base a come ci spostiamo. Quindi, qua abbiamo una popolazione 1174. Di qua l'abbiamo da 1146. Abbiamo conquistato due città. Dovrei trovare il modo di vedere tutto. E due le città per poterle tenere sott'occhio, ma diplomazia non abbiamo ancora nulla, probabilmente non è stata ancora implementata, presumo. Al momento passo nuovamente il turno, mi ha giocato solo 6 turni, però vabbè. Allora, musica molto bella, grafica molto carina. Non abbiamo mandato nessuno alla cuore perché probabilmente è morto qualcuno, insomma, non lo so. Sembrava aver mandato qualcuno prima su. Comunque, vabbè, adesso siamo in estate. No, infatti. Scusi, potrebbe lei lavorare in miniera per me? Così aumentiamo anche un po' le pietre. Qua davanti abbiamo un altro villaggio. Che comunque è un villaggio libero. Non è un villaggio che appartiene a quelli di là. Anche se si stanno comunque allargando. Quindi vedete, i confini sono qua. No, anzi, queste qua sono le micro aree con le varie città, ma non conquistate da nessuno, quindi sono villaggi liberi. Ok, adesso è tutto molto molto più chiaro. Ok, qua continua a bruciare sempre, ma perché qua la felicità è bassa, quindi io direi che a questo punto gli rimuovo le tasse e gli do cibo, in modo da riportare magari la felicità a un livello un po' più alto, spero. Tanto che è finito di bruciare. Sì, in effetti questo non l'avevo calcolato, che dovevo magari ritoccare un pochino le tasse per la città conquistata, perché erano veramente delle tasse molto alte, forse anche più alte della città che già possedevamo dall'inizio del gioco. Ci sono dei mercanti, possiamo commerciare. E voglio capire una cosa, ma cavalli ne abbiamo? Sì, stiamo iniziando a produrre anche cavalli, ottimo. Ci servirà probabilmente poi per la produzione di unità per cavalcare, io immagino. Un edificio bruciato, sì, quello lo sappiamo. Volevo giusto prima di chiudere vedere la costruzione della taverna, quindi la taverna arriverà in inverno, quindi metteremo una persona poi a lavorare. Dobbiamo fare attenzione alla crescita della popolazione, perché ogni 250 abitanti che perdiamo anche un omino che sta costruendo, quindi lo sto mandando un po' avanti così ad cazzo, perché infatti qua è morta una persona.
sta diminuendo proprio di brutto, perché la sto gestendo malissimo, la sto gestendo un po' così come viene. E infatti no, finito, no, è morta una persona, no, è tornata lì, vedete che adesso è libera nuovamente, perfetto, e posso mandarla a lavorare nuovamente lì, oppure mandarla qua a pulire queste cose in 6 turni per avere un altro campo a disposizione. Ah, molto interessante. Ma in realtà io mi domando, ma se io la prendo e la metto qui diventa un oste. Perfetto, e possiamo andare a vedere di costruirgli un muro, di fargli un aggiornamento in 4 turni e mi aumenta il massimale nuovamente di altre persone. Insomma, abbiamo molto interessante questo gioco. Questo, ragazzi, è Rising Lords. Vi chiedo di farmi sapere cosa ne pensate, abbiamo fatto proprio una prima visione così veloce, e devo dire che per essere la prima volta che lo gioco, avendo già visto comunque dei tutorial, dei video, l'ho trovato, allora, difficile nel senso che sono morto, ho praticamente perso 1500 persone parlando semplicemente, però non l'ho trovato neanche troppo proibitivo, e la lingua inglese non mi sembra essere un ostacolo così insormontabile, anzi è molto comprensibile, la battaglia è comunque molto carina, questa meccanica un po' di gioco di strategia a esagoni con le carte mi piace molto. Qua intanto sta migliorando perché la velocità è 32, quindi adesso smetteranno di bruciare tutto e abbiamo due città, ma non ce la sappiamo gestire onestamente. Allora, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo Rising Lords e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.